Se questa è la prima volta che stai guardando un mio video, questo si è trasformato in un diario per i miei figli, ma la spiegazione è nel video prima, tu adesso presta attenzione da qua in avanti. Io ho una baita, siamo in Piemonte, anche se io non sono piemontese, lo sono di origine, ma vivo in Valle d'Aosta. Ho una baita lassù, lì. Un annetto fa ho avuto questa matta idea di radunare della gente, degli sconosciuti, che mi dessero una mano a mettere a posto, e questa cosa si è ripetuta già due volte. Questa è la terza, e quindi siamo pronti con la squadra a partire per la terza missione al bosco, che è il nome della mia baita e anche il nome del mio cane, nonché il nome del bosco. Ora iniziamo questa avventura, siamo in quattro, c'è Super Ludovico, Super Giovanni e Super Seba, e poi ci sono ovviamente io, è normale. Ora quello che dobbiamo fare è scaricare questa bellissima carriola motore, che ci aiuterà a portare cibo, attrezzi e altro cibo lassù, perché non ci si arriva in macchina, e neanche la carriola motore arriva fino in cima, arriva fino al fiume, poi dal fiume in poi a piedi, e sarà faticoso, molto faticoso, ma divertente. Cioè in realtà puoi paracadutarti e andarci in elicottero, quindi non puoi andarci solo a piedi, è una menzogna. L'ho adottato, non è colpa sua. Quindi sei in rec. Grazie operatore video. Aia, ho battuto la testa, fa male. Ma di solito il rabocco della benzina lo fa il mio amico Roby, che non fa scappare fuori neanche una goccia. Però c'è Joe, lui è molto più bravo di Roby. Facciamo un po' di bevitina, vuoi così? E non ce la faccio neanche parlare! Bene, 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 bene. Siamo arrivati a Lungo Stretto, ok? Questa baita, queste case, questo posto si chiamano Lungo Stretto. Probabilmente perché è lungo e stretto. Qui è dove la carriola motore riesce ad arrivare, e da qua in poi si prosegue a piedi. Ma c'è del fiume da oltrepassare e sarà divertente. Ora, la roba è praticamente tutta su, tranne il decespugliatore, ma sta arrivando un altro avventuriero, Simone, e quindi scendiamo di nuovo fino al parcheggio per andare a prenderlo, ma prima, se abbiamo il coraggio, facciamo un bagnetto. Quando sarete famosi, grazie a me, allora mi ringrazierete. È arrivato? Dove sei? Dove è il dito? Qua. Lui, Simone. Ora siamo in cinque e domani arriva altra gente. Pazzesco, se non fosse che dobbiamo tornare su ed è di nuovo fatica, molta fatica, troppa fatica. Giorno 2. Allora, ieri abbiamo fatto proprio niente, oltre a mangiare, dico. Decespugliato, ho dato una sgrossata qua, ma la cosa importante
da finire oggi è questo passaggio qua, perché dobbiamo sistemare un sacco di legna, fare un po' di pulizie e incominciare a pensare a dei progetti pazzeschi. Ora scendiamo con la carriola motore, che stanno arrivando Dani, Gabri Controvena e Andre. Tac. Questa è brutta, questa è brutta! Oh. Stava andando tutto bene. Poi a un certo punto ha telefonato qualcuno. Guarda, c'è anche una maglietta con un indizio. E abbiamo dovuto spegnere la motocariola. E adesso? Volevamo darti una notizia in diretta, visto che abbiamo spento la motocariola. No. No. Praticamente sei nel mio... Lo ridiventare, dimmi. Sei nel mio video. Praticamente per non dare fastidio alla tua conversazione con Giovanni, io ho spento la motocariola, ok? E quindi ora? E adesso è partita la molla dell'accensione. Sai quando tiri la cordicella e fa brum 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 brum? Ecco, non fa più brum 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 brum, fa... E quindi è tutto da smontare adesso, siamo a metà sentiero. Vabbè, l'altra metà la fate tranquilli, no? Di che Genova è troppo lontano. Ciao, ciao Andre, ci vediamo. Grande, eh? Ciao ciao. Ciao grande, ciao, ciao, ciao. Però così è silenziosa, è un vantaggio. Un grande vantaggio. Potremmo portarla su così? Sì, esatto. Allora, dice lui, un buon meccanico, quindi si sta già vendendo come buon meccanico, ha sempre una 10 e una 13 con sé. Adesso lo aggiusti però. Ciao Dani, ti sto per dire una bella notizia. Sei rotta la motocariola. Bravo. Così a sentimento. Io è qui che lo aspettavo, è lì che sfotteva, la pappagallina piccolina, babbina, tatatà, mi serve quella grossa. E adesso me l'ha chiesta in prestito. Tieni. Dai. Come fosse tua. Ah, ho le bussole e la cricchetto. Ho le bussole e la cricchetto. Perché un vero meccanico. Oh. Ecco il mio kit da meccanico. Di pane e segatura. Ed è arrivato un altro avventuriero. Buongiorno ragazzi. Dai. Allora, il piano è che non saliamo adesso con la motocariola, non aspettiamo Andrea perché arriva tra più di un'ora, quindi andiamo su e la roba pesante la portiamo in serata. Com'è Dani? Ora, mentre Simone sta passando dell'aspirapolvere lì, Seba studia, Ludo e Dani accatastano delle sedie, io sto decespugliando perché qua vogliamo allestire una doccetta, però c'è da fare dell'ordine, della pulizia, della potatura. Tu lì e poi vediamo. Sì. Ora qua mancano un po' di lose, un po' di robe. Qua alla fine io volevo farci un cucinino, però è molto basso, quindi switchiamo, nel senso che qua ci facciamo la legnaia. Thank you.
Ora, direi che per questo video è tutto, tuttissimo. Continuate a seguirci in queste pazze avventure nel prossimo video, perché ci sarà della roba croccante e gustosa. E statemi bene. Ciao.